E questa mattina vogliamo parlare di un progetto, meglio di una piattaforma di food sharing, condivisione del cibo per dire no allo spreco alimentare. A raccontarci di questa avventura Antonio Scotti, cofondatore di Avanzi Popolo 2.0. Buongiorno Antonio, benvenuto. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, raccontaci che cos'è Avanzi Popolo 2.0. Allora sì, faccio subito una premessa. Avanzi Popolo è un progetto di lotta allo spreco alimentare che nasce nel 2014, anzitutto dall'incontro di quattro amici a Bari, ognuno dei quali era impegnato in un settore diverso, chi nella cooperazione internazionale, chi nel commercio equo e solidale, chi come me veniva dal mondo un po' della solidarietà sociale, dell'impegno legato anche un po' all'inclusione sociale. E quello che, su cui ci siamo subito interrogati nel 2014, era l'anno un po' dell'Expo, erano i dati, a nostro parere, clamorosi inerenti allo spreco alimentare. Noi sappiamo, giusto per dare anche agli ascoltatori qualche dato, che un terzo della produzione mondiale di cibo viene ogni anno sistematicamente gettato in pattumiera. Con quello che un terzo nel mondo getta, in realtà 868 milioni di persone potrebbe mangiare non per un anno, bensì per 4 anni. Quindi ci siamo chiesti a noi, diciamo noi a Bari, cosa potessimo fare e per farla breve, diciamo alla luce anche di uno studio che abbiamo condotto su quello che erano le reti di carità e di solidarietà presenti all'interno di Bari, ci siamo accorti che ciò che mancava in Puglia era sostanzialmente un network, una piattaforma che potesse collegare il luogo del potenziale spreco con il luogo del bisogno nel raggio chilometrico più corto possibile. E quindi significa collegare le eccedenze di imprese, piccoli negozi con enti no profit, sportelli Caritas, organizzazioni di carità, affinché si potessero poi produrre delle relazioni in grado poi nel breve, nel medio periodo di autosostenersi e di autoalimentarsi. Quindi in questa logica, prego. Sì, Antonio, dicevi sì, in questa logica. No, dico, in questa logica abbiamo messo in campo una serie di attività plurime che vanno dalla raccolta in tre quartieri della città di Bari in 3 giornate diverse, quartiere Madonnella, Picone e andiamo anche a Japigia, per raccogliere diciamo, l'invenduto di piccoli negozianti, che sono panettieri, pasticcerie, frutterie, e le mettiamo subito nella disponibilità dello sportello Caritas del quartiere. Lo facciamo utilizzando mezzi diciamo, a basso impatto ambientale, perché per esempio su questo tipo di attività collaboriamo con l'Associazione Pattinatori di Bari e quindi diciamo, siamo anche proiettati nella costruzione di un modello di welfare generativo che quindi possa permettere a chiunque di poter offrire una porzione del proprio tempo a disposizione degli altri e in questo caso di un obiettivo sociale e ambientale. Allora, tutto molto chiaro, Antonio. Prima parlavi appunto del Avanzi Popolo 2.0, quindi mette in rete, come dire, mette in comunicazione chi il cibo, tra virgolette, lo spreca, dove c'è un avanzo di cibo e chi ha bisogno di cibo. Mi viene in mente, tu hai fatto l'esempio appunto della raccolta che avviene 3 volte alla settimana in diversi negozi appunto della città di Bari, in diversi quartieri. Però mi viene in mente, e ho notato anche guardando sulla vostra pagina Facebook, che sono anche tante le sale ricevimenti che a fine matrimonio, grazie agli sposi, vi contattano per raccogliere il cibo in eccesso. E Dio solo sa quanto cibo avanza, a fine banchetto nuziale. Ecco, per esempio, lì come fate? Come funziona? Sì, è molto corretto. Diciamo, in questo progetto molte cose sono nate anche strada facendo, il che secondo me è stato anche molto positivo perché non abbiamo imposto il nostro modello sul territorio, ma le domande poi di attivazione sono arrivate dal territorio, quindi attraverso di noi hanno trovato un soggetto con cui poterle organizzare. Sì, il riferimento alla sala ricevimenti è determinato in particolar modo da una richiesta diretta da parte degli sposi, i quali appunto chiedono diciamo, di recuperare le eccedenze da banchetto matrimoniale. A questo punto entriamo in gioco noi, entriamo in contatto con la sala, facciamo
dettiamo un po' quello che noi diciamo le regole del gioco, perché poi il trasporto deve avvenire in sicurezza e con una certa modalità. Dopodiché noi, avendo costruito una rete su prevalentemente la provincia di Bari, ma in realtà abbiamo diverse antenne territoriali un po' lungo tutta la Puglia, andiamo a contattare quel punto Caritas, quell'organizzazione no profit, quell'ente di carità più vicino a quella città, affinché si possa poi costruire un appuntamento che permetta di ridurre al minimo le distanze territoriali e di ridurre al minimo ovviamente anche le modalità di raccolta e redistribuzione. Ci sono degli esempi molto belli che me ne piace portare uno, per esempio a Mora di Bari, a seguito di una richiesta specifica da parte degli sposi, successe che abbiamo organizzato un incontro noi con il titolare della sala ricevimenti e questa coppia di sposi. Abbiamo notato che a pochissimi chilometri vi era una struttura che accoglieva dei minori in affidamento. Dopo questo banchetto, diciamo, abbiamo raccolto le eccedenze messe nella disponibilità di questo istituto, che poi ha fatto pranzo e cena per un giorno festeggiando e quindi brindando anche alla salute degli sposi. E la cosa bella è che dopo questo tipo di attività si è creata una collaborazione tra la sala e l'istituto che prescindeva da noi. E questo per noi è molto importante, perché noi riteniamo che il rafforzamento delle comunità sul territorio sia l'unico, diciamo, leva in cui agire e poter innescare processi di sviluppo sostenibile che non siano effimeri. Quindi noi non siamo proprietari del processo, diventiamo quindi attori in grado, almeno ci proviamo, di mobilitare un'attivazione sul territorio. Di questi matrimoni ne abbiamo fatte 200 sul territorio pugliese, ci sono bellissimi racconti, insomma, da Corato fino a Maglie in provincia di Lecce. Secondo me è una bella cosa, perché si lascia un messaggio anche di responsabilità nei confronti delle sale e degli ospiti. Purtroppo, come hai detto giustamente tu, se ne fa tanto, ci scompare tanto cibo e inutilmente. Attenzione, noi, e questo mi piace dirlo anche qui, non vogliamo che si generi, diciamo, un'eccedenza, perché poi questa sia filtrata attraverso il circuito della solidarietà. Questo già avviene. Noi vogliamo avviare invece un ragionamento di sostenibilità del processo produttivo. Quindi non ti nascondiamo che in alcuni casi le sale ricevimenti hanno incominciato anche loro a ragionare su come ridurre, in funzione degli ospiti, il numero di alimenti, le quantità meglio di alimenti da offrire. Questo per noi è una vittoria, Abbiamo perché perso, diciamo. scusami Antonio, abbiamo perso l'audio, quindi vediamo Sì. di ripristinarlo. Mi senti? Ok, Io mi sento correttamente, voi? perfetto. Scusami, ti abbiamo perso un attimo, abbiamo perso le tue ultime Sì. parole. Parlavamo che appunto non è necessario, ecco, anzi le stesse sale ricevimento stanno pensando a in qualche modo ridimensionare il cibo che viene preparato per un banchetto. Ma io penso anche solo se ciascun invitato portasse a casa la propria doggy bag con quello che lascia nel piatto, non rimarrebbe proprio più niente nei piatti dei ristoranti, dei matrimoni. Insomma, a prescindere dalle varie ricorrenze, anche solo se avanza una pizza al ristorante, prendiamola e portiamola via. La famosa doggy bag americana, giusto, Antonio? Sì, è esattamente questo. Diciamo anche che negli Stati Uniti d'America questo addirittura abbiamo scoperto non è, diciamo, un sentimento di dovere che ciascuno deve alimentare, ma addirittura è un obbligo. A me è capitato di essere stato un paio di anni fa negli Stati Uniti d'America, e allorquando praticamente si determinava una situazione per cui il piatto non veniva completato, semplicemente veniva automaticamente fornito all'utente questa doggy bag, il quale era ciascuno era tenuto a portarsela via, cioè non è più un sistema, Ah, diciamo, vedi. di responsabilità individuale. Noi stiamo provando a fare esattamente questo tipo di lavoro, cioè basato sull'educazione. Quindi raccogliamo dai quartieri, raccogliamo dalle sale ricevimenti, raccogliamo dalle imprese quando ci chiamano, quando hanno dei surplus produttivi oppure hanno prodotti prossimi alla scadenza e ci chiedono di poterli ridistribuire. E in questa logica abbiamo raccolto in questi anni circa 77.000 kg di cibo, e soprattutto la cosa che a me piace più sottolineare, perché secondo me rappresenta un po' il plus del nostro lavoro, è che abbiamo messo in connessione 227 donatori con 83 organizzazioni beneficiarie su tutta la Puglia. Questo, secondo me, è la fotografia,
almeno per quanto mi riguarda, più importante del nostro lavoro, cioè diventare gemmatori di relazioni contro lo spreco alimentare, evitando che si creino quindi colli di bottiglia per cui se non posso arrivare io non si fa un'operazione. Noi stiamo cercando di ribaltare la logica di azione e quindi provare a costruire dei territori di comunione, di fratellanza, di reciprocità tra le persone. Grazie anche per questa aggiunta, caro Antonio. Vogliamo ricordare che Avanzi Popolo 2.0, sito internet avanzipopolo.it, è opera dell'Associazione di Promozione Sociale Onlus Farina 080, 080 è il prefisso di Bari. Vorrei chiederti questa cosa prima di concludere. Siete sui social, appunto abbiamo ricordato il sito internet, speriamo anche che veniate copiati da più, da più associazioni possibili, quindi in qualche modo non volete l'esclusività del progetto, anzi immagino che se qualcuno voglia fare come voi è ben accetto. Come aumentare questa sensibilità contro lo spreco alimentare che purtroppo non hanno tutti? Come fare secondo te per aumentarla anche nel nostro piccolo? Sì, allora, quello che abbiamo sempre detto in realtà tutto parte dai comportamenti individuali, per esempio da come noi organizziamo la spesa settimanale, incominciare a comprendere che è possibile fare la spesa secondo, diciamo, non per forza accettando le logiche di marketing commerciali perché ci propinano spesso di acquistare tre prodotti al prezzo di due, perché sono tutte dinamiche in realtà che non fanno altro che proliferare un sistema produttivo che ha poi degli impatti sull'ambiente che sono dannosi. Quindi incominciare a fare la spesa con più oculatezza, magari parametrandola agli effettivi bisogni di consumo. Noi personalmente ci siamo molto impegnati anche sul terreno della formazione, attraverso alcuni bandi abbiamo promosso per esempio a Bari quattro cicli laboratoriali all'interno delle scuole e stiamo lavorando moltissimo con i ragazzi di scuola elementare e media. L'ultimo episodio che secondo me è molto utile con i bambini della scuola elementare, abbiamo fatto un percorso dedicato ai temi della lotta allo spreco alimentare, sull'impronta ecologica dei prodotti, sul commercio equo e solidale e poi con loro abbiamo provato a testare una dinamica, cioè loro andavano a casa, registravano i prodotti quando erano prossime alla scadenza. Allorquando si palesava questa scadenza in maniera sempre più cogente, loro prendevano questi prodotti e li inserivano all'interno di una dispensa condivisa nell'aula magna della scuola. Quindi cosa succedeva? Che a quel punto si organizzavano delle merende condivise con tutti, mettendo al centro dei prodotti a rischio spreco. Quindi da un lato la merenda diventava non più un momento individuale, ma collettivo, comunitario, e dall'altro si educavano i bambini a questo tipo di stile che poi hanno portato all'interno delle case e ci ha fatto molto piacere sentire i genitori contenti dell'idea che i bambini avessero maturato ormai questo stile a distanza di un anno e mezzo come basico, quindi non come qualcosa di da continuamente risollecitare, ma come qualcosa proprio di connaturato all'esperienza del singolo cittadino. Quindi maggiore sensibilità e oculatezza quando si fanno le spese, provare a diffondere, come diciamo noi, le pratiche di contrasto allo spreco alimentare, perché spesso praticamente non si sa che si può fare, invece si può fare, e questa è stata un'esperienza che io ho avuto anche con alcuni soggetti del mondo dell'impresa, con il mondo della scuola. Ecco, educarci ad uno stile di vita sostenibile ci aiuta poi ad avere uno sguardo nuovo sia sui temi del contrasto allo spreco alimentare, ma anche su tutto ciò che dallo spreco alimentare ne scaturisce. Io dico, porto questo dato e poi veramente mi taccio. L'acqua che noi utilizziamo nel mondo per produrre cibo che mai nessuno nel mondo in un anno consumerà è pari a 5 volte quella del lago di Garda. Quindi questo ci fa capire come uno stile di vita scorretto sulle abitudini alimentari abbia poi un impatto travolgente sui territori coltivati, sull'acqua, sull'emissione di CO2. Quindi c'è bisogno di alimentare questa sensibilità attraverso, come dicevi tu, anche il passaparola, diffondendo le buone pratiche e provando, diciamo, a riflettere anche nel momento in cui noi siamo chiamati a fare la spesa, insomma, quindi che E noi abbiamo è provato ad un alimentare passaggio fondamentale.
Abbiamo provato ad alimentare questa sensibilità grazie alla tua presenza, Antonio Scotti, cofondatore di Avanzi Popolo 2.0. Rimaniamo a disposizione, come dire, vogliamo fare da cassa di risonanza per i vostri progetti e attività. Torniamo a parlarne, caro Antonio, di questo progetto, di quello che farete, di quello che state già facendo. Quindi restiamo a disposizione. Molto grazie. Grazie Antonio Scotti, Avanzi Popolo 2.0. Grazie a voi davvero per l'invito e io sono a disposizione. Abbiamo qualche piccolo problema di connessione, grazie ma abbiamo sentito i tuoi saluti, caro Antonio. Noi torniamo in pubblicità e poi insieme, perché riascolteremo le parole pronunciate ieri da Papa Francesco durante l'Angelus Domenicale.